Ora si come potete. registrerà la conferenza. Come abbiamo cercato di rispondere nel migliore dei modi, ma forse la vera emergenza si manifesterà al termine della emergenza sanitaria. Cioè si stanno manifestando molti casi di disagio psichico, in particolar modo degli adolescenti. Ho letto articoli per cui gli ingressi, ma anche le richieste nelle neuropsichiatrie sono esponenzialmente aumentate, sono aumentati i casi di autolesionismo e questo è un elemento che volevo portarvi. E l'altro è quello che, legato a questo, sorge sempre più l'esigenza di prevedere all'interno delle pratiche educative e didattiche della scuola l'inserimento di elementi di educazione affettiva alla sessualità. Naturalmente noi ne abbiamo parlato all'interno dell'istituto ed è difficile riuscire a formare le persone perché ne siano o abbiano le competenze per poter educare anche a un glossario gli studenti. Però in questo senso i lavori della rete possono essere d'aiuto tantissimo. Cioè le narrazioni portate all'interno delle classi possono essere veramente un elemento innovativo, perché gli studenti in questo momento confuso dovranno imparare a parlare anche di sé e dei loro stati d'animo e condividerli, perché gli spazi di condivisione sono sempre meno. Per cui vi seguirò oggi e poi sono curioso di vedere in che modo tutto il lavoro che viene fatto nella rete può entrare nella nostra attività curricolare. È davvero interessante. Insomma, con questi due spunti vi saluto, vi auguro buon lavoro sono qui ad ascoltare. Grazie. Benissimo, grazie, grazie anche per questa, diciamo, prospettiva nuova che si può aprire anche per i temi di discussione, soprattutto nel portare anche agli alunni questo tipo di metodologia. Darei subito la parola alla professoressa Paola Zonca, che insegna pedagogia generale sociale, pedagogia dell'infanzia all'Università di Torino, nel Dipartimento di Filosofia e di Scienze dell'Educazione. Lavora anche sempre per questo dipartimento nel corso di laurea di Scienze infermieristica pedagogica e ci relazionerà, scusate, proprio su quest'ultima esperienza. Lascio lei la parola se vuole anche la condivisione delle slide in modo da poter vedere contemporaneamente il materiale mentre l'ascoltiamo. Sì, grazie. Se mi attivate la condivisione dello schermo, io adesso condividerei le slide. Vi ringrazio per l'invito che Ruggero e Augusto mi hanno fatto, che la rete è sempre l'attenzione che mi riserva per quel poco che provo a fare con la metodologia pedagogia dei genitori all'interno dei corsi dove insegno. Il tempo è poco, l'uso che faccio della metodologia pedagogia dei genitori è ampio. Ho fatto una scelta che è quella di portarvi proprio gli aspetti più freschi, che sono quelli che ho appena concluso nel corso di questo anno, e quindi che nel primo semestre è stata appunto la condivisione all'interno del corso di infermieristica pediatrica. Io in realtà lo schermo non lo riesco ancora a condividere. Dovrebbe Forse sì. riuscire perché Ok, è sì. organizzatore. Sì, lo vediamo. Perfetto. Ok. Vorrei solo riuscire, scusi, a metterlo in modalità.
insomma, lasciamolo così, perché sennò oppure passiamo da qua. Allora, appunto, la metodologia pedagogia dei genitori a infermieristica pediatrica, l'ho intitolato frettolosamente, nel senso che all'inizio pensavo di fare un certo tipo di percorso, quindi un percorso fra attenzione e sospensione del giudizio. Lavorandoci e chiedendomi che cosa portarvi, quali riflessioni condividere con voi, ho ripensato e quindi mi viene un po' anche un oltre, no? Quindi un percorso fra attenzione e sospensione del giudizio, ma con un ritorno anche su un altro aspetto. Brevemente vi dico dove si colloca questo percorso di utilizzo della metodologia pedagogia dei genitori. Dal 2014-15 appunto insegno nel corso di laurea in infermieristica pediatrica, quindi per le future i futuri, ma sono pochi i ragazzi che lo fanno, infermieri pediatrici, e il mio corso si intitola proprio La comunicazione nella relazione di cura, quindi è improntato a cercare di valorizzare l'importanza della comunicazione sia nei confronti del bambino, della persona assistita, che nei confronti della famiglia e dei vari caregiver che se ne occupano. Sono circa 25-30 studenti che hanno passato le varie selezioni per arrivare all'interno del percorso, e quindi io li trovo al primo anno e cerchiamo di ragionare appunto sulle modalità migliori per comunicare sia con i bambini che con le famiglie. Qual è la questione iniziale che mi ha mosso? Ma qui vi dico quello che faccio con gli infermieri pediatrici, ma i motivi che mi spingono e l'utilizzo che ne faccio è molto simile sia all'interno del corso di laurea in scienze dell'educazione, dove mi occupo dei futuri educatori di nido e varie comunità infantili, e all'interno del corso in scienze della formazione primaria, dove ho appunto i futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. La percezione che si ha nelle aule e dalle relazioni dagli scambi che si hanno con gli studenti è quello di un generale sospetto sui genitori. Questo avviene nelle aule universitarie, ma avviene in giro anche dove faccio formazione e supervisione nei vari servizi. Un sospetto sui genitori accompagnato anche da una volontà di insegnare ai genitori come educare, come trattare e come prendersi cura dei propri figli. Questa è una deformazione che spesso gli educatori hanno, accompagnata a una ricerca a volte un po' della patologia, no? Come faccio a segnalare al genitore che ci sono delle problematiche, come faccio a dirgli che il figlio presenta questa e quell'altra criticità. In ultimo, un'altra questione che mi ha spinto ad utilizzare la metodologia pedagogia dei genitori è un po' questa percezione che ho avuto della necessità di difendersi appunto dai genitori, da quello che portano, in particolare nel corso di infermieristica pediatrica, del dolore, no? Della complessità delle situazioni che si presentano, dell'affrontare la malattia, l'handicap, in alcuni casi anche la morte dei bambini, quindi con tutta la sofferenza che questo comporta per le famiglie, ma anche per gli infermieri, per i professionisti che se ne prendono cura. E allora, cercando di capire con gli studenti quali sono le loro percezioni, come si vedono in un ruolo professionale nei confronti dei genitori appunto nel loro ambito di futura professione, ho proposto un questionario in cui chiedo quale ruolo vedono per se stessi nei confronti delle famiglie, e vi dico alcune brevemente delle risposte che hanno dato in modo un po' generico e accorpato. Si vedono come coloro che vogliono provare a trasmettere sicurezza, che vogliono chiarire dei dubbi, che vogliono comunicare delle informazioni sostanzialmente di tipo clinico, quindi rispetto alla malattia, al decorso, ma anche a quello che va fatto in questa situazione di malattia. Vogliono aiutare i genitori a capire quelli che sono i bisogni nuovi che il bambino presenta nella nuova situazione. Si pongono anche nella prospettiva di voler alleviare comprensibilmente l'ansia e il dolore delle persone che stanno intorno alla persona assistita, vogliono istruire, formare e spiegare come svolgere i compiti.
tutte cose giuste, tutte cose corrette che un infermiere pediatrico, ma in generale un professionista sanitario, deve fare, deve proporre. Però è come se mancasse una parte. E allora, visto che l'educazione è un processo integrale, l'educazione è introdurre alla realtà nella sua totalità, mi sembrava che mancasse qualcosa. E allora, proprio visto che da molti anni collaboro con Rizziero Augusta, mi sono detta che forse lo strumento della metodologia pedagogia dei genitori poteva andare a completare queste, seppur giuste, pretese, necessità che questi studenti presentavano in prospettiva futura. Perché quello che secondo me era il problema era che si presentava una comunicazione unidirezionale. Io sono il professionista, io ti trasmetto sicurezza, io chiarisco i tuoi dubbi, io ti comunico delle informazioni, io ti spiego che cosa devi fare da qui in poi. Ma appunto è una comunicazione unidirezionale e forse non è sufficiente. Questa comunicazione va completata, visto che il nostro corso è proprio incentrato appunto sulla comunicazione. E allora la proposta, per quanto le ore che dividiamo insieme non siano molte, è quella di utilizzare due strategie per utilizzare la metodologia pedagogia dei genitori. Uno è l'utilizzo di brani scelti, quindi che io seleziono, che nel corso degli anni seleziono, e anzi se qualcuno ha dei brani su quello che adesso diremo da propormi, ben volentieri allargherò la rosa di brani proposti, quindi che leggiamo di tanto in tanto, laddove era possibile, quando eravamo in aula chiedevo a un lettore, o anzi nominavo due lettori nel gruppo degli studenti perché potessero leggerle direttamente loro, per anche un impatto emotivo, visto che su di me fanno sempre un po' un certo effetto, per non avere sempre la voce rotta e poter condurre la lezione tranquillamente. Quindi brani scelti in particolare proprio dai testi della metodologia che hanno appunto raccolto le narrazioni, e poi accanto a questo la presenza, almeno in una lezione, di testimoni. Sostanzialmente l'anno scorso sono venuti una mamma e un papà, quest'anno è venuta una mamma, a portare proprio a lezione, leggendo la narrazione dei propri figli, no? Del loro percorso, del loro itinerario educativo. Dai brani vi pongo solo due aspetti in particolare. Utilizzo questo brano che è Una famiglia con le idee chiare, in cui si racconta della situazione di Céline, e in particolare appunto visto che lavoriamo sulla comunicazione c'è questo aspetto molto evidente di comunicazione non verbale, di uso di linguaggio non verbale, per cui nel momento in cui il capo reparto con la sua equip entra per fare il primo consulto, si riuniscono a cerchio intorno alla bambina e lasciano la mamma da sola in un angolo della stanza. Il gruppo di specializzandi non osa dire nulla. La madre sente che la bambina viene considerata semplicemente come un caso, come un dossier da aprire, e ha il coraggio di avanzare, di porre le sue domande al professore, che si stupisce. Lei dice addirittura: ho avuto l'impressione di leggere nel suo sguardo, ma sa parlare. E poi si è girato verso i suoi allievi e ha detto: ascoltate la madre, è interessante ciò che lei dice. Quindi questo brano viene proprio utilizzato in parte per questo aspetto della comunicazione non verbale, ma anche per porre in risalto come invece sia essenziale un'attenzione al genitore, in questo caso è un'attenzione che il genitore ha un po' imposto, ma il richiamo che io faccio ai professionisti che si stanno formando è: dovete essere voi a coinvolgere, non fate mai un cerchio escludendo la madre, i genitori, i caregiver dei vostri assistiti. E soprattutto, oltre a questa attenzione, a questo coinvolgimento, a questa apertura alla partecipazione, riconoscere che il genitore ha delle conoscenze che sono utili al professionista.
sanitario, che questo è sempre un po' l'aspetto che manca, no? Quindi io mi rendo conto che del genitore devo avere una certa che per il genitore devo avere una certa attenzione, devo magari entrare in empatia con lui, devo poterlo consolare, ma non c'è mai questo aspetto di vediamo se può dirmi qualcosa. E questo sarà quello con cui fra poco invece concluderemo. Un altro brano molto bello che propongo alla lettura degli studenti, che poi loro commentano, quindi dicono quali sono gli aspetti che li hanno maggiormente colpiti, che cosa si possono portare a casa, tra virgolette, da questa narrazione, è la narrazione di un papà che racconta come il momento della diagnosi della nascita del suo bambino Down è stata un momento che potrebbe essere drammatico, ma che per la presenza di un professionista capace è stato l'inizio di una storia importante e positiva. E quindi riferendosi a questo dottor Turner che gli ha dato la diagnosi, insomma, che gli ha spiegato la particolarità del loro bambino, è il fatto che sapeva valutare il valore della loro esperienza, quella che avevano maturato vivendo quotidianamente nella appunto loro quotidianità con Andrea, e poteva mettere a frutto queste conoscenze proprio perché le integrava e non scindeva l'aspetto scientifico dall'aspetto pratico, relazionale, caratteriale. E quindi è questa coniugazione fra il sapere scientifico e il sapere genetico evolutivo di cui si parla nel testo della metodologia pedagogia dei genitori, in vista anche di un rifiuto della delega, per cui ci aveva fatto intuire che noi eravamo i genitori, i primi responsabili della crescita e dell'educazione di Andrea. Quindi voi non vi dovete interessare della patologia, per questo ci siamo noi, non dovete conoscere tutto lo scibile sulla sindrome di Down, voi dovete entrare in relazione con Andrea, con le sue particolarità, su come questa patologia si va ad innestare sul suo ambiente, sul suo carattere, sulla vostra vita. Quindi questi sono gli aspetti rispetto all'uso delle narrazioni che facciamo durante le lezioni, così di tanto in tanto. Che cosa ci possono dare queste narrazioni in generale, ma queste in particolare, insieme ad altre che non c'è stato tempo qua di riportare, quella che io chiamo, ma che in letteratura viene definita proprio l'epochè, la sospensione del giudizio, la capacità di sottrarsi alle interpretazioni. Quindi io non entro a gamba tesa nella storia che mi viene raccontata, cerco di non interpretare, ma di accogliere quello che l'altro mi porta. E quindi astenendomi dal formulare un giudizio, e questo non è sempre così semplice, ma è un invito che nel corso della formazione va sempre fatto, perché non abbiamo tutti gli elementi sufficienti, oppure perché non è nostro ruolo formulare questo giudizio, ma in generale, visto che appunto il tema del nostro corso è la comunicazione nella relazione di cura, perché questo giudizio sostanzialmente non aiuterebbe la relazione, non aprirebbe i canali comunicativi. Se il genitore si sente giudicato, chiaramente fa un passo indietro, si chiude nella comunicazione. Invece, se sente accoglienza e se sente apertura, viene nella nostra direzione, insomma, si apre e possiamo fare un percorso di un certo tipo. Accanto alla sospensione del giudizio, vi è l'aspetto dell'attenzione, questo viene ripreso anche nel testo, la metodologia pedagogia dei genitori. Nel momento in cui il genitore diventa formatore dei professionisti, ha su di sé tutta l'attenzione. E questo dimostra che i genitori hanno una visione consapevole di sé, del proprio ruolo, dei propri itinerari educativi. E questo ai professionisti in formazione, anche agli educatori, agli insegnanti, non solo agli infermieri, è un aspetto molto necessario. E questa attenzione diventa
un riconoscimento implicito del ruolo che il genitore ha, quindi si innesta una nuova simmetria, di solito è il professionista, l'esperto, e il genitore deve cogliere quelle che sono alcune indicazioni. In questo caso è il genitore che si pone in una posizione asimmetrica, perché il genitore è in grado di svelare quello che è nascosto nella trama della quotidianità, quello che è nascosto dietro i silenzi del figlio, piuttosto che dietro i suoi comportamenti, dietro ad alcune reazioni che il genitore sa leggere molte volte meglio dei professionisti. E quindi i professionisti si dispongono all'ascolto e si proiettano verso l'altro, sempre con quella sospensione del giudizio di cui dicevamo prima. E quello che secondo me è un po' il valore aggiunto delle narrazioni, in particolare non solo della lettura, ma della presenza in aula di un volto, di una voce narrante, di un genitore che ha vissuto su di sé, in questo caso erano i 26 anni della vita con Lorenzo, è una formazione che passa per la mente e per il cuore e ritorna, no, a spirale, non è una mente che va nel cuore e poi si ferma lì con la lacrima che ci sta anche, ma è poi un cuore che ritorna di nuovo alla mente. E allora, andando verso la conclusione, vi lascio con due riflessioni. Una è la frase che mamma Antonella, appunto la mamma di Lorenzo, che abbiamo avuto il 1° dicembre in aula con noi, ha detto ai miei ragazzi. Lei ha detto: ci sono magari delle strategie per entrare in relazione con i nostri figli. Lei raccontava di come suo figlio abbia paura dei prelievi, piuttosto che abbia bisogno di fare degli esami di un certo tipo e quindi ha bisogno di essere tranquillizzato in un certo modo, che lei dopo 26 anni conosce e può trasmettere al professionista che deve fare quegli esami. E quindi lei dice: ci sono delle strategie, ma come farete a saperlo? Solo se ci date modo di parlarvi. Dovete avere fiducia nel fatto che noi portiamo informazioni importanti. Ecco, questo è il messaggio che secondo me la metodologia pedagogia dei genitori dà a tutti i professionisti con cui io entro in relazione e che ho, come dire, il compito di formare. I genitori vanno ascoltati perché sanno, hanno delle conoscenze che noi non abbiamo e che peraltro ci possono essere utili. L'ultima citazione con cui vi lascio e concludo è il fatto che noi a volte, ma io stessa come formatrice, come insegnante, come docente, mi preoccupo della costruzione delle competenze, no? Quindi in questo particolare aspetto rispetto alla comunicazione, come farò in modo che possano comunicare nella relazione di cura, comunicare in modo efficace, con un ascolto attivo, insomma con tutto quello che i testi ci dicono, ma le competenze si costruiscono. E visto che i miei studenti sono al primo anno, c'è molto tempo per costruirle, io poi li rivedo di nuovo al secondo anno per un altro seminario. Però a me piace ricordare una frase di De Saint-Exupéry che ci ricorda come se vuoi costruire una barca non è necessario in prima battuta radunare gli uomini per tagliare la legna o dividere i compiti e impartire ordini, ma dobbiamo insegnare la nostalgia per il mare vasto e infinito. Ecco, i nostri ragazzi, i bambini, gli adolescenti che formiamo sono un mare vasto infinito, dobbiamo dare a loro la curiosità di scoprirlo, di navigarlo, questo mare che a volte è calmo, a volte in tempesta, a volte, come ci diceva il dirigente, presenta delle problematiche perché gli aspetti che ha citato, no, degli atti di autolesionismo, dei consulti psichiatrici, sono una triste realtà, però dobbiamo costruire le competenze, ma prima di tutto dare la motivazione, e credo che attraverso la metodologia, la pedagogia dei genitori e l'uso delle narrazioni, questo sia qualche cosa che riusciamo a fare. Quindi spero e credo che l'utilizzo di questa metodologia mi abbia aiutato in questi anni a gettare questa piccola nostalgia per il mare vasto e infinito che sono i ragazzi, ma anche le famiglie dei nostri ragazzi. Grazie a tutti. Ho terminato. Grazie a lei, professoressa, è sempre molto
utile ascoltarlo e la ringraziamo per questa lunga fedeltà ai nostri seminari a cui porta delle esperienze sempre, sempre importanti. Questa in particolare mi ha colpito, penso abbia interessato molto, anche perché ci porta a vedere questa metodologia in applicazione in un ambito diverso. E come al solito il cambiamento del punto di vista fa apprezzare meglio e fa capire meglio proprio l'utilità poi di un approccio che metta insieme più voci e tenga conto dei ruoli e delle competenze davvero di tutti, di tutte le persone che stanno intorno, in questo caso a dei bambini. Le chiedo se oltre alla presentazione registrata ci lascia il materiale così da avere anche il PowerPoint separato, se non è un problema, così. Nessun problema, lo mando, non so, a Daniela piuttosto che ditemi voi, ma ve le lascio volentieri. Anche Non per c'è. dire, come ho scritto in chat, stiamo registrando anche questo seminario e lo metteremo a disposizione sul sito dell'ICVIA di Casoli. Poi alla fine magari chiedo al collega Abbo di presentare poi la pagina al termine dell'incontro per poter rintracciare questi materiali. Introduco la prossima relazione che sarà abbastanza ampia anche perché oltre ad Anna Maria Bianchi che presenta la relazione, credo parleranno anche le sue tirocinanti. E quindi abbiamo deciso, proprio per l'importanza anche di questa esperienza, di lasciare un pochino più di spazio alla loro presentazione. Anna Maria Bianchi si è formata per diventare appunto insegnante, ha conosciuto già momento della sua formazione all'università, la pedagogia dei genitori e adesso è diventata responsabile delle tirocinanti all'Università di Bolzano, più esattamente nella sede di Bressanone, sempre per il Dipartimento di Scienze dell'Educazione Primaria. Quindi ritorniamo a scuola, ritorniamo alla formazione degli insegnanti e ascoltiamo questa esperienza. Di programmazione e organizzazione del tirocinio per le future insegnanti della scuola primaria, che è sfociato, lo dico subito così vi do già l'indicazione di dove poi reperire questo interessante materiale, è sfociata nella pubblicazione in un volume a cura della sovrintendenza per la lingua italiana. Vi metto in chat, lo sto pubblicando adesso. Il titolo, mi corregga se è sbagliato quello che ho reperito, e l'indirizzo email a cui chiedere una copia PDF di questo testo. E lascio subito la parola a Anna Maria Bianchi. Se c'è qualche inesattezza nella comunicazione in chat, vi chiedo di comunicarmelo subito perché non vorrei dare un'indicazione sbagliata. Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Tolgo, scusate un attimo, di modo che spero che si veda bene la presentazione. Lucia mi conferma? Perfetto, Sì, si vede bene. perfetto. E si sente bene anche la mia voce. Bene. Allora, ringrazio anch'io gli organizzatori di questo seminario, in particolar modo Riziero e Augusta per avermi invitata per questa presentazione che spero sia esauriente e spero che ci sia magari anche lo spazio per eventuali domande o approfondimenti, ma temo che non ve ne sia molto. Come è stato detto, sono Bianchi Anna Maria, coordinatrice di tirocinio presso l'ufficio tirocinio del corso di laurea in scienze della formazione primaria della Libera Università di Bolzano, campus di Bressanone. Ecco, l'immagine che vedete proiettata è la copertina di una pubblicazione facente parte di una collana, questa è la sedicesima su 17, che la Direzione Istruzione e Formazione della provincia di Bolzano ha editato intorno alla pedagogia dei genitori.
questo volume raccoglie il percorso del progetto di pedagogia dei genitori che abbiamo portato avanti all'università in questi ultimi 3 anni. Mi occupo di pedagogia dei genitori da circa 12 anni e, come dice il titolo, tutto ha inizio da una richiesta di collaborazione che è stata rivolta all'ufficio tirocinio dell'Università di Bolzano da parte di una dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bressanone, in quanto da lì a poco sarebbe cominciato il progetto di tirocinio, scusate, di pedagogia dei genitori nell'Istituto Comprensivo. Ho accettato io di collaborare e da lì è iniziato un percorso di approfondimento e di formazione intorno alla pedagogia e la partecipazione di varie proposte formative non solo in provincia di Bolzano ma in tutta Italia. Nel 2011, proprio all'Università di Bolzano, è stata presentata la pedagogia dei genitori in workshop all'interno dei convegni sull'inclusione che sono stati organizzati dall'Università di Bolzano. Nel 2014, pedagogia dei genitori è stato oggetto di approfondimento all'interno del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno e nei corsi di insegnamento di pedagogia speciale, proprio come esempio di prassi di speciale normalità e di inclusione. In tali occasioni sono intervenuti i genitori, in particolar modo di bambini con disabilità, che hanno testimoniato la loro esperienza presentando i loro figli con i nostri occhi. Dall'anno 2018-19 pedagogia dei genitori è diventata un progetto curricolare inserito nel percorso di formazione di tutti gli studenti del secondo anno di corso, appunto del corso di laurea in scienze della formazione primaria. L'occasione ci è stata data dalla rimodulazione del corso di laurea che ha previsto al secondo anno solo laboratori di tirocinio indiretto nei quali approfondire il sistema formativo integrato e quindi un'esplorazione delle opportunità formative presenti nel territorio trentino e bolzanino, tra cui la pedagogia dei genitori, che dal 2005, quindi 15 anni fa, è attiva presso la provincia di Bolzano, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed è tuttora un progetto sostenuto dalla Direzione Istruzione e Formazione della provincia di Bolzano. Oggi vi parlerò in modo particolare di questo progetto. All'interno della mia presentazione, come è stato anticipato, vi sarà l'intervento di alcuni studenti che hanno gentilmente condiviso le loro riflessioni, i loro prodotti, i loro artefatti e che hanno accettato appunto di portarlo in questo evento. Li ringrazio sin da subito per questo contributo. Bene, io vorrei proprio cominciare da una studentessa, Arianna, che proprio al termine della presentazione dell'epistemologia della pedagogia dei genitori fatta dal professor Zucchi e dalla professoressa Moletto, ci ha detto che lei conosceva già pedagogia dei genitori perché la sua mamma, quando lei era una scolara della scuola dell'obbligo, partecipava ai gruppi di narrazione narrando di Arianna.
Per noi è stato veramente un intervento che ci ha reso felici e oggi non ci poteva mancare per raccontare la sua esperienza. Non è presente solo Arianna, ma anche la sua mamma. Quindi do la parola subito ad Arianna per il suo intervento, ad Arianna e alla mamma. Arianna, ho visto che ci sei prima. Eccoti. Buonasera, mi sentite? Ciao Arianna, buonasera signora. Buonasera. Prego, raccontateci un po'. Buonasera, sono Cinzia da Bolzano, impiegata amministrativa presso l'azienda sanitaria. Sono mamma di due ragazze, Martina di 25 anni e Arianna qui. 21. Ho avuto il piacere di conoscere e partecipare alla pedagogia dei genitori con tutte e due le mie figlie. Se ricordo bene, era l'anno 2005, nella scuola primaria Don Bosco e poi nella scuola secondaria di primo grado ad Anegri a Bolzano. Mamma giovane, timida e inesperta, ho seguito con molto interesse tutti gli incontri. Abbiamo trattato diversi argomenti e man mano che passavano gli anni era un piacere scrivere e raccontare. Durante gli incontri, con attenzione, rispetto e commozione, si ascoltava i racconti, senza commentare, senza giudicare. Facevo tesoro delle esperienze e notavo che a volte i miei piccoli problemi di educazione erano comuni. C'è stata subito un'ottima affluenza di noi genitori. A volte ci si organizzava poi per una pizza o una merenda tutti insieme. Ci ha dato modo di conoscerci e capire a volte i comportamenti eccessivi e o strani di alcuni bambini. Abbiamo formato un ottimo gruppo classe, intesa tra genitori ed insegnanti. Le mie figlie ancora oggi custodiscono con gioia i racconti, un ricordo che terranno per tutta la vita. Con orgoglio, anche grazie alla pedagogia dei genitori, penso di essere riuscita ad educare le mie ragazze con sani principi e valori. Sono soddisfatta di vedere Martina, laureata in ergoterapia e già da 4 anni lavora in ospedale. Arianna sta inseguendo il suo sogno di diventare insegnante. Ora leggo uno scritto eseguito ancora 12 anni fa. Durante l'incontro, i sogni dei genitori. Pensare ora al futuro della mia piccola Arianna mi spaventa un po'. Vorrei a volte che il tempo si fermasse per poterla trattenere tra le mie braccia e coccolarla, proteggerla, proteggendola dal male che purtroppo ci circonda. Non voglio però essere egoista e apprensiva e fin da neonata le ho insegnato con amore e orgoglio le regole che a volte possono essere dure, ma ti rafforzano dandoti tanto coraggio. Cresco le mie figlie credendo e trasmettendo i valori della vita, valori importanti come la famiglia, gli amici, la scuola, il lavoro, il tutto con grande rispetto, amore e lealtà. Il cammino è lungo e tortuoso, il bagaglio sarà pesante, ma un giorno come un cucciolo sarà pronto a spiccare il volo con entusiasmo e gioia. Non sarà mai sola, perché anche se grande ci sarò sempre, pronta a dargli dei buoni consigli. Gli anni passano in fretta, Arianna ormai è già in quarta e piano piano può pensare al suo futuro. Il suo cammino scolastico lo potrà scegliere lei, come anche il suo mestiere. Noi genitori, come anche gli insegnanti, possiamo indirizzarla e consigliarla, ma l'ultima decisione sarà la sua. Penso sia difficile perché l'età non aiuta e la poca maturità a volte fa sbagliare. Posso solo immaginare la scelta dal suo carattere e modo di comportarsi. È una bambina molto solare, aperta, tranquilla, sensibile, generosa e con grande istinto materno. Fin da piccola giocava con le bambole, con grande cura e stile. Ancora oggi le piace chiudersi in cameretta e imitare le maestre Maria e Patrizia. È per questo che penso che potrebbe diventare una perfetta educatrice. L'unica cosa per la quale mi batterò dovrà terminare gli studi con impegno e serietà. Questo porterà tanti sacrifici, ma il risultato finale sarà ricompensato. Spero con immenso orgoglio e soddisfazione.
incoraggiarla ad andare avanti fino alla fine. Alla futura maestra Arianna faccio di cuore i miei migliori auguri con immenso amore, la mamma. Buonasera a tutti, adesso parlerò io. Io sono Arianna e alla fine posso solamente dire che mia mamma 10 anni fa ci aveva visto giusto. Infatti ad oggi sono una studentessa del secondo anno di Scienze della Formazione dell'Università di Bolzano con sede Brestanone. Essere qui oggi con mia mamma è sicuramente molto emozionante e posso dire quindi di essere cresciuta, come anticipato dalla professoressa Bianchi, insieme alla pedagogia dei genitori. Mi ritengo quasi una figlia della pedagogia dei genitori, in quanto mia mamma ha avuto modo di partecipare a ben 4 gruppi di narrazione differenti, prima con le classi di mia sorella e poi con le mie. A dicembre ho avuto modo di partecipare in prima persona ad un gruppo di narrazione svolto online con una scuola secondaria di primo grado di Merano. All'incontro erano presenti genitori, insegnanti e tirocinanti proprio come me. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza molto emozionante, la quale mi ha lasciato un groppo in gola per tutto il tempo. Questa sensazione non era dettata solamente dall'emozione di incontrare e parlare con persone a me sconosciute, ma anche perché rivedevo in me mia mamma qualche tempo fa. Durante quell'incontro ho capito che ad oggi io non sono più l'oggetto delle sue narrazioni, proprio come ha narrato adesso mia mamma, ma sono direttamente io il soggetto. Sono io che racconto della mia vita, delle mie esperienze e anche di lei. Mia mamma mi diceva sempre, ritornando dai vari gruppi di narrazione, cosa avesse raccontato di me alle altre mamme. Nei suoi occhi vedevo molta emozione ed orgoglio, non solo per me in quanto figlia, ma anche di se stessa in quanto madre. Il gruppo di narrazione infatti ha il potere non solo appunto di far emozionare, ma anche di scoprirsi, di raccontarsi, di esporsi, senza mai temere il giudizio o le occhiatacce degli altri. Il gruppo di narrazione non giudica, ascolta soltanto. Io stessa nel gruppo di narrazione non mi sono mai sentita giudicata, né per la mia giovane età e nemmeno per la mia esperienza. Anzi, mi sono sentita alla pari, una parte importante di qualcosa di più grande. Auguro a tutti di vivere un'esperienza così forte e l'augurio che mi faccio è di poter partecipare anche in futuro a numerosi gruppi di narrazione, rivestendo magari un altro ruolo come quello appunto dell'insegnante. Ma grazie Arianna e grazie alla mamma Cinzia, grazie per questa testimonianza che, come dice il professor Zucchi, è un esempio di solidarietà intergenerazionale. È proprio un passaggio del testimone dalla mamma alla figlia dentro la pedagogia dei genitori. Bellissima testimonianza, grazie ancora. Grazie a voi. Bene. Ecco. Andiamo avanti. Come vi avevo anticipato, dicevo che il progetto si inserisce in un approfondimento del sistema formativo integrato e secondo me pedagogia dei genitori è proprio un bellissimo esempio di sistema formativo integrato, tant'è vero che senza la collaborazione di tutti gli enti e delle istituzioni, ma in particolar modo delle persone, non sarei mai riuscita a portare avanti un progetto simile. Infatti a questo progetto ha collaborato ovviamente l'ufficio tirocinio, l'università di Bolzano, la direzione istruzione e formazione in lingua italiana ex sovrintendenza scolastica, le scuole con i dirigenti, i docenti e i genitori che si sono resi disponibili ad accogliere questi studenti e a narrare per loro. Le associazioni A e B, l'Associazione Genitori di Persone in Situazione di Handicap e il Sorriso, ed infine le studentesse e gli studenti del corso di laurea che hanno accettato con grande entusiasmo di partecipare a questo progetto. Ecco, perché pedagogia dei genitori nel percorso di formazione iniziale dei futuri insegnanti?
Do ancora una volta la parola a una studentessa che non ha potuto essere presente, è in Erasmus, e ascoltiamo un audio che ci ha mandato. Opla, scusate, sono andata avanti. Anzitutto sono rimasta molto incuriosita dal nome, in quanto contrasta nettamente con l'idea di una pedagogia astratta che associamo a stimati studiosi interessati alla formazione dell'uomo. In questo caso, invece, si fa riferimento ad una pedagogia legata indissolubilmente alla quotidianità, all'esperienza, alla vita. A mio parere, riconoscere che esista una pedagogia che appartiene ai genitori segna un cambio di paradigma importante nel nostro tempo e nella nostra società. Significa attestare e dare valore alle conoscenze della famiglia nella crescita e formazione del bambino e utilizzare questo sapere dell'esperienza in stretta sinergia con il sapere della scienza, custodito dalla scuola e dalle altre agenzie formative presenti sul territorio. Pedagogia dei genitori nasce proprio per rispondere ad un'esigenza prioritaria a scuola, ossia quella di creare continuità con lo spazio famiglia e migliorare la relazione e la comunicazione tra genitori ed insegnanti. Il rapporto scuola-famiglia è stato da tempo riconosciuto come un elemento cruciale nel processo di formazione e crescita del bambino. Tuttavia, tante volte, questo rapporto è intricato, problematico, conflittuale. Proprio per questo è nel mio interesse conoscere e sperimentare modalità di interazioni efficaci per ricercare l'armonia e l'accordo con i genitori. Ecco, questa era una riflessione fatta dalla studentessa subito dopo l'incontro di presentazione del professor Zucchi e Moletto. Prendiamo proprio spunto da quanto ci ha detto questa studentessa per dire che pedagogia dei genitori è un ponte che unisce il sapere teorico con il sapere che viene dall'esperienza dei genitori. È una metodologia che concretizza e che rende possibile un dialogo costruttivo tra la scuola e la famiglia, per condividere la responsabilità educativa e creare un'alleanza protesa al benessere dell'intero sistema educativo. È una metodologia, dico io, che prevede un percorso programmato e ragionato, non è un intervento occasionale dettato dagli eventi, per cui può rappresentare veramente uno strumento per costruire un rapporto con i genitori e la famiglia. Favorisce una cultura inclusiva. Questo l'ho preso dalla prefazione della nostra pubblicazione e sono delle annotazioni della professoressa Heidrun Demo, che dice che appunto la pedagogia dei genitori ha in sé una cultura inclusiva che presta attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno. Favorisce una cultura della narrazione autobiografica, dando spazio alla riflessione e a un processo di conoscenza e di crescita interiore. Infine, favorisce lo sviluppo di competenze comunicative, relazionali, etico-deontologico e di soft skills, che sappiamo essere fondamentali per la costruzione del profilo professionale dell'insegnante, grazie proprio al confronto con i principi fondamentali che conosciamo tutti del gruppo di narrazione, che sono l'ascolto empatico, il silenzio, il diritto di parola, la reciprocità, la positività dei contenuti, la sospensione del giudizio e del commento, nonché l'incontro con il vissuto del clima del gruppo di narrazione, caratterizzato, come sappiamo, da una comunicazione empatica, emotiva ed inclusiva. Ecco, apro una breve parentesi, questi sono aspetti di un impatto eccezionale per gli studenti, perché
molti dicono che è la prima volta che si che incontrano queste regole e che per alcuni diventano proprio uno stile di comunicazione anche in occasioni al di fuori della pedagogia dei genitori. Bene, do ora la parola a Viviana, che ci legge anche lei una riflessione proprio in riferimento a questi principi del gruppo di narrazione. Viviana, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. Oh. E ringrazio la professoressa Bianchi per questa opportunità di avermi invitato a questo incontro. Grazie a te, Viviana. Ecco, Viviana è, oltre che essere una studentessa di scienze della formazione, è anche un'insegnante in servizio. E ascoltiamola. Le modalità di svolgimento degli incontri seguono poche regole, anche se il termine regola risulta improprio in questa sede, conferendo un'aura di rigidità e imposizione che sono invece, per la natura stessa della metodologia, totalmente assenti. I consigli di conduzione o istruzioni per l'uso, quindi, prevedono che i partecipanti si siedano in circolo, come moderni cavalieri portatori di pari diritti, dignità e valore, e narrino le proprie esperienze attenendosi al tema principale, senza interruzioni o commenti altrui. Gli incontri sono condotti secondo la logica della condivisione e dell'empatia. È pertanto importante la sospensione totale del giudizio a favore della piena comprensione e immedesimazione con quanto raccontato. L'esposizione conseguente al conferimento di fiducia, oltre alla comunanza di vissuti e alla similitudine dei contenuti, induce l'affiliazione e la familiarità, creando una rete genitoriale con ripercussioni anche territoriali. L'ascolto è l'attività che viene maggiormente indagata ed esercitata durante questi incontri. Un ascolto che assume accezioni differenti da quelle a cui si è esposti in campo professionale, in quanto si discosta dall'ascolto giudicante e analizzante tipico dei professionisti della psiche e dallo stetoscopio auscultante che rivela problemi e non possibilità. L'ascolto nei gruppi di narrazione è attento, empatico, grato per la fiducia che viene riposta e accogliente di quanto può sostenere e alleggerire il nostro vissuto personale. Nonostante l'assunto freiriano «nessuno insegna a nessuno, tutti imparano da tutti» sia stato eletto come motto della pedagogia, la postura di ascolto richiesta implica formazione ed apprendimento, in quanto permette di accedere alla specificità dei figli, alla loro vita precedente e contemporanea, ma inesplorata noi insegnanti, alla loro educazione e quindi all'universo di tradizioni e culture familiari proprie. L'ultima indicazione attiene al campo della positività. Spesso, soprattutto per famiglie dove è presente la disabilità, il punto di partenza è sempre sulle mancanze. Diagnosi mediche, cure e leggi sottolineano i meno senza considerare i più. I genitori, quindi, assumono contorni mitologici di portatori di fardelli che ascendono montagne e perdono concretezza e somiglianza con gli altri genitori. La pedagogia dei genitori impone invece di concentrarci e riflettere sugli aspetti positivi, non per cadere in un superficialismo di rose e fiori, ma per costruire e sviluppare efficacemente nell'ottica dei principi di speranza, crescita e fiducia che la guidano dall'interno. Grazie Viviane, anche a te per questa bellissima testimonianza che ha sottolineato l'importanza dei principi e delle regole del gruppo di narrazione. Bene, prima vi parlavo della pedagogia dei genitori che favorisce lo sviluppo di competenze. Ecco, dobbiamo tenere conto che sono le stesse competenze che sono indicate nel decreto ministeriale 249 del 2010 e che definisce la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti. Oltre a questo, abbiamo tenuto conto del regolamento del corso di laurea e del regolamento di tirocinio,
che sottolinea proprio la necessità dello sviluppo di queste competenze professionali, psicopedagogiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-gestionali, gestire efficacemente le dinamiche, le diversità del gruppo classe, le relazioni con i genitori, con i colleghi, con i genitori, con i soggetti intenzionalmente formativi del territorio. Ed infine, riflessive e metacognitive, saper autovalutare e migliorare attraverso attività di riflessione e di metacognizione. Bene, ed ora un piccolo video preparato da una studentessa, Jenny, che oltre a essere studentessa è anche mamma. Ecco, questo video lei l'ha inserito nel portfolio, che è un documento di documentazione che usiamo anche per la valutazione finale del percorso di tirocinio, e ve lo faccio vedere. La pedagogia dei genitori è una metodologia che fin dal primo momento che ne ho sentito parlare mi ha colpita profondamente. Questo tema mi ha coinvolta da due parti, da un lato come futura insegnante, dall'altro come mamma. Come futura insegnante ho fin da subito pensato che questa metodologia offrisse una grande opportunità, quella di conoscere meglio i bambini con cui si vive quotidianamente a scuola. Come mamma, invece, credo che sia importantissimo creare un ponte fra scuola e famiglia, per poter assicurare il benessere dei nostri bambini nei diversi contesti di vita. Il valore profondo di questa alleanza sta proprio nel fatto che i genitori possano contare su persone che si impegnano a conoscere i loro figli al fine di sostenerli nei loro percorsi di crescita. Ciascun bambino verrà accolto per ciò che è, con le proprie caratteristiche, con le proprie difficoltà e con i propri punti di forza, nell'intento di migliorare la qualità della sua vita attraverso percorsi naturali di inclusione scolastica e sociale. Allo stesso modo, anche i genitori potranno sentirsi parte di un'alleanza forte e significativa, perché potranno apportare il loro contributo comunicando il loro prezioso sapere legato all'esperienza diretta di vita vissuta con i loro figli. Genitori, insegnanti e altri professionisti, quindi, creano insieme una comunità educante che pone al centro il benessere del bambino e di tutti coloro che se ne prendono cura. Infine, concluderei col dire che la pedagogia dei genitori è un atto d'amore verso i nostri figli, per sperare per loro una vita migliore, per offrire loro la possibilità di essere guardati con occhi amorevoli e attenti ai loro bisogni più profondi, e per sperare che insieme si possa collaborare per riuscire a guardare ogni bambino con occhi sempre nuovi. Bene. Andando ora un po' più in profondità per quanto riguarda la progettazione di questo progetto appunto di pedagogia dei genitori, vi dico che ci siamo basate sul modello della triangolazione di Beetz e che prevede un perfetto allineamento tra i risultati attesi, le attività proposte e il monitoraggio e la valutazione. Passando subito ai risultati attesi, sia durante il percorso che alla fine, ve li leggo velocemente, scusate per questa slide così piena di informazioni, ma è giusto perché possiate ognuno leggerla anche autonomamente, vado un po' veloce. Se guardiamo i verbi, narrare, spiegare, riflettere, progettare e valutare. Narrare utilizzando la comunicazione positiva ed empatica, nonché nel rispetto delle regole del gruppo di narrazione. Spiegare il valore del sapere dei genitori e gli stati emotivi suscitati dai racconti dei genitori. Riflettere sull'importanza del sapere genitoriale nella relazione educativa. Riflettere sull'esperienza di ascolto e di narrazione e sui collegamenti con la pratica dell'insegnamento. Progettare un percorso di alleanza educativa tra scuola e famiglia. Valutare e covalutare il proprio percorso di formazione. Ecco, ancora una volta, uno studente di quest'anno, del secondo anno, anno accademico 2021, ci riporta la sua riflessione che ha scritto
così, con estrema spontaneità, ma con tanta profondità, la sua esperienza dopo il gruppo di narrazione. Francesco, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Perfetto, perfetto. A te la parola, Francesco. Allora, sì, allora grazie intanto per avermi invitato e come già ha detto la prof, Grazie io ho partecipato a dicembre a questo gruppo di narrazione, ci è stata data l'opportunità di partecipare e alla fine di questo, appunto, di questo incontro ci è stato richiesto di riflettere e di fare una nostra riflessione. Vi andrò a leggere insomma quello che ho scritto. Allora, l'esperienza del gruppo di narrazione è qualcosa che difficilmente si riesce a spiegare con le parole. È un momento in cui, in questa vita sempre di corsa, si rallenta, ci si ferma un po' e si pensa a qualcosa di bello sui propri figli o sui propri genitori, se non ancora genitori noi stessi. E lo si racconta, una cosa semplicissima in fondo, ma che facciamo troppo poco nella vita di tutti i giorni. Si scopre davvero il valore della narrazione. È un momento di grande verità, in cui ci si racconta e si ascolta con grande sincerità quello che si vuole far sapere di sé. È un momento per conoscere meglio qualcuno e conoscere meglio se stessi. È quasi come affidare parte di sé a qualcun altro, sapendo che questo altro ne avrà poi cura. È quindi un momento di crescita personale e professionale in vista della mia futura avventura da maestro, riconoscendo il vero valore della famiglia e mostrandoti come loro, una persona, un genitore, un figlio, prima di essere un insegnante. È un momento speciale perché raccontarsi di fronte a qualcuno che è lì silenzioso per ascoltarti, senza avere dita puntate contro, è un momento di rara bellezza. Credo che sia un validissimo strumento di costruzione, perché ha come fondamento quello di trovare il bello nelle persone, le cose positive. Questo può aiutare ad abbattere muri e pregiudizi, riconoscendo ognuno per quello che è. Tutti sbagliamo e commettiamo errori, ma come facciamo sbagli, allo stesso modo abbiamo qualcosa di bello da raccontare. Grazie Francesco, lo sai quanto abbiamo apprezzato questa tua riflessione. Certo, Grazie. grazie a lei. Bene, ora passiamo al percorso che indica proprio le attività che sono state fatte all'interno dei laboratori. Ogni attività è stata svolta all'interno di uno o due laboratori in presenza. Allora, innanzitutto c'è stata la presentazione dell'epistemologia della pedagogia dei genitori da parte del professor Zucchi e della professoressa Moletto. A seguire, tutti gli studenti hanno partecipato a dei gruppi di narrazione, alcuni all'interno delle scuole. Subito dopo vi è stato un laboratorio dedicato alla riflessione sull'esperienza del gruppo di narrazione e per capire come si poteva collegare, che senso aveva il gruppo di narrazione, il narrare, pensando che uno degli obiettivi di pedagogia dei genitori è proprio raggiungere il patto educativo. Questo è stato un laboratorio molto importante perché ha permesso di riflettere e di capire il valore della pedagogia dei genitori e della loro testimonianza attraverso la narrazione. In seguito è stato richiesto di progettare una presentazione sotto qualsiasi forma da proporre al dirigente o ai colleghi di team, agli insegnanti o all'intero collegio docenti. E questo ha rappresentato un lavoro di grande sintesi, tenendo conto che avrebbero dovuto convincere i destinatari all'importanza della pedagogia e di poterla inserire nel loro istituto. Alla fine sono stati due laboratori dedicati alla documentazione, alla rielaborazione e alla valutazione del percorso e delle competenze acquisite nel portfolio di tirocinio, che, come vi dicevo prima, è un
elaborato che gli studenti devono preparare in vista dell'esame finale. Ora, un attimo solo, ecco, questa è una presentazione fatta da un gruppo di studenti per convincere gli insegnanti ad attivare pedagogia dei genitori nelle loro scuole. Non c'è l'audio, sono solo immagini, perché questo artefatto avrebbe previsto la presentazione e il commento orale degli studenti. Allora ve lo leggo, non so quale sia l'età che avete, ma spero che si possa leggere quello che c'è scritto. Il titolo era: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Allora, di cosa si tratta? È una metodologia volta a creare un patto educativo tra scuola, famiglia ed enti sociali attraverso la narrazione e la condivisione di esperienze. A chi si rivolge? A tutte le persone, genitori e famiglie, insegnanti e personale ATA. Come si realizza? Attraverso i gruppi di narrazione che si confrontano rispetto a temi educativi e che comprendono gli strumenti con i nostri occhi, accoglienza e continuità, orientamento e legalità. Dove e quando? A scuola, ma anche presso gli enti locali, l'ASL, parrocchie, associazioni, eccetera. 3-4 incontri all'anno. Alcune regole: setting circolare, si parla una volta, si parla della propria esperienza, ci si focalizza sugli aspetti positivi, non interrompere e giudicare la narrazione degli altri, la libertà di espressione, rispettare la tematica. Perché attivarla? Vantaggi per tutti: per insegnanti, occasione per conoscere meglio gli alunni e le motivazioni dei loro comportamenti, farsi conoscere come persone, non solo come insegnanti, momento informale di incontro e confronto con i genitori. Ma è vantaggioso anche per i genitori, per conoscersi meglio tra genitori, aumenta la fiducia e l'aiuto reciproco, confrontarsi con genitori che condividono le stesse esperienze, paure e problematiche, imparare dagli altri, diminuire la tensione, la competizione e i conflitti che si creano tra genitori e anche tra genitori e insegnanti. Non sei ancora convinto? È un progetto che mira all'inclusione e all'interculturalità, è un progetto di pari opportunità, no relatore, rapporto alla pari, e è un progetto che valorizza il sapere dei genitori. Costo zero. Speriamo di aver stuzzicato la vostra curiosità. Oh, sono uscita. Ecco qua, torniamo alla presentazione. Scusate, no. Eccolo qui. Questa è la... ci sono delle foto che sono state tratte dalla piattaforma, nella quale gli studenti hanno condiviso tutti i loro elaborati, sia che riguardassero la riflessione, sia i progetti dei quali abbiamo visto adesso un esempio, sia delle considerazioni rispetto a quella che è stata l'esperienza. La piattaforma ha rappresentato uno strumento di condivisione di tutto quello che è stato il loro percorso. Sottolineo l'importanza anche del lavoro di gruppo. Tutti hanno in ogni laboratorio lavorato per gruppi, proprio per condividere l'esperienza e affinché ogni studente si arricchisse dell'esperienza dell'altro.
vedere e seguire tutti i lavori condivisi ci ha permesso di tenere un monitoraggio continuo sui processi di apprendimento e sui risultati attesi. Ecco, riteniamo che l'intera esperienza abbia stimolato negli studenti dei processi di crescita sicuramente personali e professionali, in particolar modo la partecipazione ai gruppi di narrazione, così come la condivisione delle esperienze, ha reso visibile a noi coordinatori il processo di co-costruzione di competenze socio-relazionali e comunicative. Qui vedete dei forum che rappresentano i risultati inattesi da questo progetto e che sono stati, vediamo qui, narriamo dalle narrazioni dei genitori alle nostre narrazioni. Non era previsto, non era programmato da noi, però in seguito all'entusiasmo degli studenti, dopo aver ascoltato i genitori nei gruppi di narrazione, abbiamo lanciato una proposta di scrivere loro delle narrazioni e di regalarsele, proprio di condividerle nella piattaforma, che fossero patrimonio di tutto il gruppo del secondo anno. Bene, abbiamo raccolto 40 narrazioni, delle quali 24 dedicate ai nonni, e questo ci fa riflettere molto. Loro avevano un elenco di tematiche e avevano la possibilità di scegliere. Come ho detto, la tematica più gettonata è stata quella dei nonni. Abbiamo qui sotto i nostri aforismi, parole che mi hanno lasciato un segno. Anche questo era un'attività non prevista ed è partita anche qui da una sfida. Bene, abbiamo raccolto una cinquantina di frasi, di aforismi, di parole che hanno lasciato un segno e che avevano ascoltato dai genitori durante i gruppi di narrazione o dalla presentazione del professor Zucchi e della professoressa Moletto. Anche questo è stato un successo e del tutto inatteso. Bene, io darei ora la parola a Stefania, che anche lei, oltre che essere una studentessa, è un'insegnante in servizio e che al termine dell'esperienza di tirocinio ha riflettuto sul suo percorso. Stefania, ci sei? Buono. Ci sono, mi Bene. sentite? Sì. Grazie Buona... Stefania Ok, per il meno male. Buonasera a tutti, ringrazio anche io la professoressa Bianchi per questa opportunità. A proposito di parole che lasciano un segno, prima di leggervi la mia testimonianza, a me è rimasto tantissimo il concetto proprio di comunità educante, che spesso il professor Zucchi, insomma, ci ha ripetuto. E non lo so, partecipare proprio a questo cerchio dove vedere i genitori insomma con questo ruolo attivo per me è stato davvero emozionante. Cioè, finalmente ho visto dei genitori che hanno preso parte nel mondo della scuola portando appunto questo sapere esperienziale concreto. E era la prima volta, non conoscevo questa metodologia e sono rimasta colpita. E vi leggo questa riflessione che ho scritto in incontro, si intitola Ante che tesse il futuro. Le parole hanno un peso e quando vengono ascoltate devono trovare un orecchio attento, aperto, che apra non solo il canale uditivo, ma anche la porta che conduce al cuore. L'ascolto empatico ci mette tutti sullo stesso piano e proprio per questo motivo si rompe quel muro che spesso separa timori inesistenti e rende le relazioni fredde. La pedagogia dei genitori ci permette di osservarci tutti negli occhi, in un cerchio che sembra passare da una parola all'altra, ponendo nelle mani del vicino un qualcosa di prezioso e delicato, il nostro vissuto, quello dei propri figli.
Questa narrazione ininterrotta mi fa pensare ai tempi in cui la mia nonna Anna ascoltava le storie davanti al focolare. E forse, proprio grazie al silenzio religioso che regnava, interrotto solamente dal crepitio del fuoco, quei racconti entravano nel profondo. Un bambino, raccontato da un genitore, ci permette di osservarlo con un'altra lente che prende in considerazione dei dettagli che prima ci erano sfuggiti. La scuola deve essere una comunità educante, aperta al dialogo, alla condivisione di idee e desideri, attenta alle peculiarità di ognuno. Le emozioni provate in questa occasione le sento ancora vive sulla pelle e devo ammettere che hanno lasciato un segno indelebile. Ciò che più mi ha colpito è stato come tutti ci siamo calati nel ruolo dell'ascoltatore. Nessuno dava l'impressione di voler interrompere le narrazioni. Ogni parola è stata accolta da uno stato di trepidazione. Ci siamo sentiti abbracciare da ogni racconto, per poi realizzare che il vissuto umano ha delle radici comuni. Il fatto di non conoscersi ha allontanato pregiudizi che a volte sopraggiungono inaspettatamente. Finalmente ho vissuto una situazione in cui i genitori hanno assunto un ruolo attivo, ben lontano dall'essere critico. Mi ha fatto pensare ad una scuola di vita dove è proprio l'esperienza che ci offre le basi da cui trarre il suo sapere essenziale. Avendo studiato lingue, spesso mi chiedono dove le abbia imparate ed io prontamente rispondo, in primis a scuola, ma poi è stata la scuola della strada che mi ha permesso di conoscere a fondo i segreti degli idiomi che conosco. La scuola dovrebbe attingere i contenuti proprio dalla realtà che circonda i ragazzi. I semi della conoscenza affondano le proprie radici nel quotidiano e quindi è indispensabile creare quel filo conduttore che tenga conto anche della vita fuori dalla scuola. La persona va considerata in termini olistici. Cuore, corpo e testa sono collegati. Non si può quindi prescindere da un'educazione che non prende in considerazione la sfera emotiva del vissuto del bambino. Grazie Stefania, grazie infinite per A questa tua lei. testimonianza Grazie importantissima. a voi. Ecco, siamo alle ultime slide, ci rimane ancora un po' di tempo. Ecco, questa è una riflessione riportata da una studentessa nel suo portfolio. Come ho detto, il portfolio ha rappresentato per gli studenti uno spazio e un momento per la riflessione. Ve la leggo. Ogni narrazione arricchisce l'intero gruppo, offrendo spunti significativi per rileggere la propria esperienza in chiave nuova, oppure per comprendere meglio qualcosa di sé. L'unicità e singolarità di ogni esperienza di vita è senza dubbio una fonte grandiosa di crescita e arricchimento. Perché ascoltando gli altri non si smette mai di imparare e migliorarsi. Citando Freire, nessuno insegna niente a nessuno, ma tutti imparano da tutti in un autentico spazio democratico di scambio e condivisione. Gli incontri dove si mette in condivisione la propria esperienza, i racconti e la storia dei propri vissuti sono occasione privilegiata per guardarsi in modo diverso, con un atteggiamento di apertura e di ascolto. E come ultima, cosa porto con me? Una studentessa ha scritto: alleanza educativa, la forza della parola, l'empatia nella narrazione. Tutti hanno riconosciuto alcuni aspetti di sviluppo personale, l'autoconsapevolezza delle proprie emozioni, l'autogestione, cosa fare in situazioni emotivamente coinvolgenti, l'empatia, capire cosa provano gli altri e il loro punto di vista, lo sviluppo di relazioni armoniose, la riflessione sulla capacità di prendere decisioni nei momenti critici. Ora vediamo che ore sono. Ah, sono già le 18:20. Io darei di corsa la parola a Katia, una mia collega che anche lei è qui presente e che ci legge una narrazione dedicata ai nonni. Katia, ti do la parola. Grazie Anna, buonasera a tutte e a tutti. Grazie per questo momento di condivisione. Anna, dimmi tu la lettura, Dai, quella vai, vai, vai. breve? Ci sforiamo di un minuto o due.
Lucia, c'è un problema? Faccio 18 e 16, quindi avete ancora qualche minuto per concludere, nessun problema. Perfetto, anzi che il mio. Sì, giusto, perfetto. Vai, vai, Katia. Va bene, do la lettura, una narrazione di uno studente, di una studentessa. Il ruolo dei nonni. Ho scelto questo tema perché, soprattutto in questo ultimo periodo, è un argomento che mi tocca molto. Penso che i nonni siano il dono più prezioso che abbia ricevuto dalla vita, un dono che mi ha regalato molto e da cui ho ricevuto diversi esempi che con il passare del tempo riesco a comprendere sempre di più. Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco tutti e quattro i miei nonni per 21 anni, potendo condividere con loro ogni vittoria e ogni sconfitta. Prima vorrei però raccontare del mio bisnonno, un dono raro che ho potuto vivermi per 14 anni. Egli mi ha donato il primo grande insegnamento che mi ha aiutata e sta aiutando nel superare le difficoltà piccole e grandi che siano. Non mollare mai. Un insegnamento che mi ha tramandato con i racconti e dimostrato più volte. Il mio bisnonno ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale. A 18 anni gli è esplosa una mina nelle vicinanze, ferendolo gravemente, tant'è che il dottore al campo lo diede per finito. Lui però tentò il tutto per tutto dicendogli: "Senta, morto per morto, proviamoci." Sembra una storia assurda. Al giorno d'oggi immaginarsi un uomo con questa forza mi è quasi impossibile. In ogni caso, è vissuto fino a 2 mesi prima di compiere 100 anni. Sulle sue gambe, in maniera autonoma, un po' sordo effettivamente, ma penso non sia cosa grave. Gli hanno tolto quattro pallottole, altre due se le ha portate con lui. Un uomo da cui si può solo imparare. D'altronde, quando a 99 anni ti aggiusti gli occhiali da solo e ti stringi i pantaloni comprati nuovi al mercato perché non li hai provati, dato che, Laura, sono vecchio, non posso mica spogliarmi davanti a tutti. Puoi solo essere un grande e prezioso esempio per chi ha avuto l'opportunità di viverti e di coglierti. Ho avuto l'enorme fortuna di potermi sedere al tavolo con lui ed ascoltare per ore le storie vissute in guerra. Ricordo il modo che aveva di raccontarle, indescrivibile. Oltre a questo grande uomo, ho avuto l'onore di crescere con suo figlio, mio nonno, il nonno saggio, che poi, tanto lontano dall'albero, non era cascato. L'esempio di non mollare mai me lo dimostra tutt'oggi, combattendo questa enorme battaglia in cui è incappato. Mi ha regalato un altro prezioso insegnamento, anzi due: vivere nella semplicità, che è la cosa più bella e vera che ci sia, e apprezzare ciò che si ha ogni singolo giorno, perché non è scontato. Più che gli insegnamenti sono i ricordi con lui infiniti, dall'imparare ad andare in bicicletta, allo smanettare con il computer, alla passione per la fotografia, al vederlo ad ogni mia partita sugli spalti, pronto con la telecamera in mano, anche se era tardi e ad ore di macchina da casa sua. Potrei andare avanti per giorni, indescrivibile. Non da meno è l'altro nonno, lo sportivo, che a 77 anni, un paio di volte all'anno, prende un aereo, sta via per settimane in posti come Kirghizistan, Marocco, Capo Nord, Namibia e pedala in sella la bici, immerso nella natura, dorme dove trova ospitalità, mangia e conosce gli abitanti dei posti in cui sosta, senza sapere altro che l'italiano e un po' di dialetto sudtirolese. È sempre stato un gran lavoratore e mi ha insegnato a restare con i piedi per terra, a lavorare e a fare il proprio dovere, che per il piacere e il tempo lo si trova sempre. Insieme a mia nonna, sua moglie, hanno provato a viziarmi in ogni modo. La principale colpevole era lei, che aveva un regalo pronto per ogni volta che andavo a trovarla. Ringrazio mia madre per essersi opposta a questo. Una nonna che mi ha insegnato l'arte di amare e di prendersi cura degli altri.
E penso sia una cosa preziosissima che si sta perdendo in questo mondo sempre più frenetico ed egoista. Con un'infinita spontaneità si è fatta carico di tutta la sua famiglia e di quella di suo marito, come fosse cosa normale, come se non le costasse fatica. Ancora oggi continua a farlo. Poi c'è la moglie del nonno saggio, l'eterna sofferenza. Dico per scherzare, ovviamente. Lei è la classica nonna. Si alza alle 5 del mattino e si mette a cucinare. La mattina la passa in cucina, eppure il pomeriggio. Incomprensibile. Quando va a fare la spesa, compra cibo per un esercito. Non ho mai capito dove questo vada a finire, anche perché in famiglia siamo sempre stati io, lei, mia mamma, mia zia e mio nonno. La nonna ha provato ad insegnarmi l'arte del cucinare. Ma non capisco ancora bene se a causa di mancato talento o mancata voglia non ho saputo cogliere poi più di tanto. Ad ogni modo, ha dimostrato di avere una forza infinita che nessuno si sarebbe aspettato, insegnandomi che ognuno di noi, dentro se stesso, possiede questa forza e che nel momento del bisogno questa riesce a farci superare anche ciò che apparentemente sembra insuperabile. Mi sono sentita di raccontare chi sono i miei nonni, perché penso che così si riesca a comprendere più semplicemente il ruolo che hanno avuto nella mia vita e quanto io sia legata ad ognuno di loro. Questa è solo una parte, il racconto potrebbe proseguire per ore. I nonni si fanno accompagnatori nelle prime pagine della tua vita e tu contemporaneamente li accompagni nelle ultime. È una cosa su cui spesso rifletto e che un po' di effetto mi fa. Mi ritengo molto fortunata. Il ruolo dei miei nonni nella mia vita è stato, è tuttora e sarà fondamentale. Essendo figlia unica, non ho avuto la possibilità di vivere le esperienze che si vivono con i fratelli, ma ho avuto una varietà di esempi da cui imparare che non penso scambierei con nulla al mondo. Se volessi darne una definizione, direi che sono genitori meno rigidi, amici più saggi e insegnanti non studiati. Ma penso sia riduttivo, perché ogni nonno è diverso e ogni nipote vive tutto ciò in modo diverso. Ad ogni modo, se dovessi descrivere molto, molto brevemente i miei nonni, io lo farei così. Grazie Katia, mi ha emozionato questo racconto. Grazie a tutti per aver. Grazie a voi, davvero, l'emozione è coniugata con una completezza anche nella presentazione, per chi non la conoscesse ancora, proprio di come si attua questa metodologia concretamente. Quindi ringrazio soprattutto i ragazzi che hanno partecipato a questi tirocini, che hanno portato anche a noi. Proprio le loro narrazioni con tutte le loro emozioni, la loro freschezza. Cedo subito la parola a Cecilia Bovio per il suo intervento che ci mette, diciamo, nella sezione delle esperienze, anche se in realtà attraverso queste narrazioni ci siamo già ampiamente entrati. Cecilia Bovio ha fatto, credo, un master in metodologie e pratiche narrative nei contesti di cura, quindi ci riporta di nuovo un po' all'ambito da cui eravamo partiti. Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la parola. Ringrazio il dottor Zucchi, la dottoressa Moletto per avermi invitata questa sera. Io sono educatrice di asilo nido e infermiera pediatrica. In questo momento sto lavorando come infermiera pediatrica presso la neonatologia e terapia minima dell'ospedale Sant'Anna di Torino. E durante lo scorso anno ho partecipato al master di primo livello in medicina narrativa.
Proprio questo venerdì esporrò la mia tesi di master che riguarda appunto la medicina narrativa, però applicata attraverso la metodologia pedagogia dei genitori. Io conosco il dottor Zuppi e la dottoressa Moletto da diversi anni, li ho conosciuti addirittura quando frequentavo la scuola primaria e poi la nostra stima e l'affetto reciproco ci ha portato a ritrovarci più avanti. La mia tesi di master, ve la racconto brevemente, è partita appunto dal mio interesse forte rispetto alle mamme e ai papà che frequentano la terapia intensiva neonatale dove io ho avuto modo di lavorare per un intero anno. Ho mantenuto dei rapporti di affetto profondo con alcuni genitori della terapia intensiva neonatale clinica del Sant'Anna e quindi ho pensato di conciliare questi due aspetti personali e professionali e realizzare questo lavoro di ricerca di master. Ho quindi chiesto loro di scrivere delle lettere aperte ai loro figli, partendo proprio dalla gravidanza, per arrivare al racconto del parto, della permanenza in terapia intensiva neonatale e poi, dell'arrivo a casa. Devo dire che hanno partecipato, tutti con grande entusiasmo e, il progetto prevedeva anche il coinvolgimento dei papà che dopo un primo iniziale si sono poi tirati un po' indietro e quindi non sono riusciti a elaborare delle vere e proprie lettere dedicate ai loro figli ed è risultato essere un po' un limite dello studio che voleva andare proprio a coinvolgere la figura paterna rispetto appunto all'elaborazione anche delle emozioni e dei sentimenti vissuti in quel momento critico comunque per la coppia di genitori e la creazione della famiglia. Volevo leggervi brevemente un pezzo almeno di una delle sei lettere che ho ricevuto. In realtà le coppie erano sei, poi tre di queste coppie di genitori sono coppie di gemelli e quindi hanno scritto le mamme due lettere separate per ogni figlio. Quindi sono riuscita a raccogliere poi un totale di nove lettere. La lettera che vado a leggervi è scritta dalla mamma di Margherita il 28 novembre 2020. Margherita, ti guardo e penso che non avremmo potuto scegliere un nome più bello. Sei il nostro fiore e la cura di te è per noi la gioia che ci ha riempito la vita di un amore incredibile. Ti voglio raccontare della nostra scoperta reciproca durante questo primo anno insieme di relazione, a partire dal nostro primo incontro fino a oggi. Abbiamo fatto un viaggio tortuoso, Margherita, pieno di paure. Abbiamo toccato il fondo di noi stessi. Abbiamo sperimentato l'angoscia più profonda della paura della morte. Questo viaggio ci ha però portato in un paradiso. Nulla è come prima di averti come figlia. Io stessa ho conosciuto un amore viscerale che non pensavo si potesse provare. All'inizio di questo viaggio ti portavo nella mia pancia, ero spaventata, avevo paura, sai, avevo paura del cambiamento che avresti portato nelle nostre vite. Non mi sentivo pronta a passare dalla parte di essere madre. Avevo paura del dolore e del cambiamento fisico e purtroppo queste paure non mi hanno permesso di godermi la gioia e il dono enorme di poterti crescere con il mio stesso sangue e il mio corpo. Mi dispiace per questo, avevo paura. Poi ho scoperto che eri una bimba, che gioia! Ricordo che quel giorno ho iniziato a immaginarti. Gioia però poi schiacciata dalle mie paure, a quel tempo non ero ancora in grado di essere felice, facendo convivere insieme emozioni come paura e gioia. Ma questo è un percorso a parte. Oltre alla notizia che eri una bimba, sapevo che eri piccolina. Avevo dato questa informazione poco peso. Stavi bene, il cuoricino batteva, eri solo piccolina. Purtroppo però non era proprio così.
La mamma ha avuto un problema molto grave a quell'organo che serve per nutrire il bimbo che si porta in grembo, la placenta. Purtroppo era danneggiata e tu, Margherita, ricevi poco perché non ricevevi abbastanza nutrimento. Come lamentarmi ora che continui a mangiare poco? Alla fine questo organo si è proprio rotto e tu, piccina, sei dovuta uscire dalla pancia della mamma al più presto. Provo a immaginarmi quanto sia stato traumatico per te uscire dal tuo nido così violentemente senza prepararti, senza un abbraccio amoroso di benvenuto in questo mondo. Eh sì, Margherita, hai sofferto, purtroppo non c'era scelta perché stavi morendo nella mia pancia e siamo state miracolate a salvarti in tempo. Purtroppo ricordo molto bene quella sera che sei nata. Eravamo io e te, papà era appena andato via dall'ospedale. Che dire, ho sentito sul mio corpo la sofferenza e la tragedia che abbiamo vissuto. Mi porto dietro una ferita ancora sanguinolenta nel cuore e una cicatrice sulla pancia che ogni volta guardo e mi rimanda la ferita nel cuore. Sì, perché ciò che abbiamo vissuto in soli 20 minuti è stato di una violenza estrema, una separazione che purtroppo sarà per sempre un trauma e una lama dolorosa. Ricorderò per sempre la sensazione fisica di questo distacco, difficile da esprimere in parole. Quella notte alle 23:50 circa è stato il nostro primo incontro e ho rischiato di perdermelo. Non volevo vederti, Margherita, ero nel terrore e incredula, un animale ferito a morte. Lì la forza della vita mi ha dato il coraggio di fermare i medici che stavano portandoti in terapia intensiva di corsa ed ecco con la mia prima immagine di te. Pensa, ho pensato che non eri così piccola in fondo, avevi già i tuoi occhi scuri spalancati, anche i tuoi terrorizzati come i miei. Si poteva leggere il trauma nei nostri occhi. Io penso in quel momento, non ho potuto abbracciarti, ma abbiamo recuperato in seguito. Quella prima notte era l'inizio della nostra storia. Dopo un sonno strano, ancora sotto effetto dell'anestesia, il giorno dopo sono stata assalita da una tristezza infinita. Ho aperto gli occhi la mattina e come un treno che mi investiva, ero consapevole che non eri più nella mia pancia. La nostalgia per quel legame non solo fisico, ma emotivamente viscerale, era schiacciante. Di colpo ho realizzato quanto era bello aspettare una bimba e portarla nella pancia. Volevo tornare indietro, ricominciare da capo, curare di più la mia gravidanza, ma era tardi, non riuscivo a guardare avanti e concentrarmi su di te, Margherita. Ero solo proiettata nel passato e in ciò che avevo perso. Ero entrata nella fase del lutto. È stata dura, una forza interna, una lucidità donata, io penso davvero da Dio, il giorno dopo mi ha permesso di alzarmi e iniziare a tirare il latte. Era un pensiero chiaro, era l'unica cosa che potevo fare per cercare di aiutarti e per aiutare anche a me, attaccandomi a quel che rimaneva della gravidanza perduta. Sì, perché stavi male, Margherita, eri molto piccola, respiravi male, non eri pronta a uscire. Insieme al tuo papà siamo venuti appena possibile da te. Margherita, non credevo ai miei occhi. Il tuo corpo era la raffigurazione della fragilità, della precarietà, della sofferenza. Come un pesce fuori dall'acqua si dimena per rimanere in vita. Così eri tu. Non era un corpo pronto a questo mondo, ed era chiaro. La tecnologia permette ormai di affrontare anche questo, però non c'è tecnologia che salvi la psiche e che aiuti i genitori a prepararsi ad affrontare un'esperienza simile. Ho fatto difficoltà a riconoscerti come neonata. Eri molto lontana dalle mie fantasie. Avevo paura, il terrore di ciò che non è perfetto, di ciò che è una disabilità, di ciò che non è negli schemi a cui prima di te mi riferivo, dell'ignoto ha completamente mandato la tua mamma fuori rotta. Non riuscivo a vederti, Margherita, l'angoscia, la paura, il lutto della mia perdita, la tristezza, era tutto ciò che vedevo. Mi teneva a galla a malapena, ero lontana da te, troppo impegnata a raccogliermi, a raccattare come là i miei pezzi esplosi. Annaspavo. Le tue prime settimane di vita sono state difficili, le tue condizioni erano gravi, come puoi immaginare dalla tua cartella clinica, anche solo vedendone lo spessore. Non pensavo però che potessi morire, anche se nessuno lo escludeva, secondo me, ma io allontanavo quel pensiero. Posso dirti che ero talmente ferita, Margherita, che l'unica cosa che sentivo era quel distacco tra di noi. Un sentimento che faccio fatica a verbalizzare, ma una nascita prematura, violenta, impreparata, è come un'amputazione. Puoi guardare l'arto amputato, ma ciò che senti è il lutto per aver perso una parte di te. Ci vogliono mesi per ricucire questa perdita. Il tutto è aggravato dal muro fisico che c'è tra genitori e figli, l'incubatrice.
Non ti abitui mai all'incubatrice. Da mamma ti dico che la odi. Alla fine una macchina ti ha sostituito. Il senso di inutilità e di fallimento è forte. Passavo ore davanti a questa macchina, ma non pensavo ad altro, oltre alla mia inutilità in quel momento. Impazzivo a vederti lì dentro. Pensavo costantemente che fossi scomoda. Il senso di inutilità, di impotenza, di inadeguatezza è forte, anche perché purtroppo è necessaria una forte medicalizzazione che si interpone fra genitori e figli. Un giorno però si è sbloccato un pezzo, ti ho appoggiata al seno e ti ho vista, Margherita, eri tenerissima ed è stato il primo momento di vera normalità che abbiamo vissuto. Molto spesso ho ripensato a quel pomeriggio, bello, primo nodo sciolto, intravedo la bellezza dell'essere mamma e pomeriggio dopo pomeriggio, tenendoti tra le braccia, ricucivamo il legame perso. Alto un pezzo dove comunque appunto il percorso di Margherita è stato veramente impegnativo in terapia intensiva fino a quando si arriva a casa. Una mattina ti baciavo le manine, ti sei messa a ridere, di gusto, mi si è aperto il cuore, ho pensato, le piacciono i miei bacini. Un gesto semplice, ma era come se mi avessi detto, mamma, a me basta che mi dai i bacini e le coccole, e per me va bene così. Non c'è bisogno che tu strafaccia per essere la mia mamma. Io sono felice se mi dai dei bacini. Una dichiarazione d'amore splendida. Sai che ero convinta che non ti piacessero i miei bacini? Sciolto questo nodo, ti ho sempre più vista, sentita e sono convinta che tutta la sofferenza che abbiamo vissuto io, te, tuo papà, tutti, ci ha permesso di costruire la nostra famiglia su una base di roccia dura. La paura, l'incertezza, la tristezza, il rifiuto per ciò che abbiamo vissuto ci ha permesso di sciogliere dei nodi nostri e di aprirci alla relazione con te, di metterci in ascolto, di amarti e di curarti. È un percorso che ci ha donato la consapevolezza del dono di poter amare un figlio, avendo sperimentato che non è scontato. Siamo felici dell'essenziale, liberi da aspettative, da schemi e strade battute, scoprendo che non sono le uniche che portano alla felicità. Tu sei tu e noi ti amiamo così. Questo è l'amore incondizionato che ci hai insegnato, proprio tu, attraverso la fragilità, se così possiamo definirla, vista la tenacia e la resilienza che dimostri ogni giorno, nei progressi che fai e nella gioia e energia che ci metti nell'adeguarti a questo mondo. Che altro dire, sembra riduttivo, ma non tutto il male viene per nuocere. Tua mamma. Le lettere poi sono tante, sono commoventi, ancora di più c'è un coinvolgimento particolare da parte mia, che non è solo un coinvolgimento professionale, visto che tutti questi bimbi sono nati appunto nel periodo in cui io ero infermiera pediatrica in terapia intensiva, quindi me ne sono presa cura a livello di assistenza infermieristica, ma poi si è creato proprio un rapporto di affetto e quindi il ricevere queste lettere, leggerle ha creato in me davvero tanta emozione e mi ha permesso proprio di sdoppiare un po' anche la mia visione da un punto di vista in primis professionale ma poi di empatia umana e quindi avevo piacere di condividerla con voi questa sera. Grazie. Grazie molto Cecilia, sì c'è l'emozione ma c'è anche davvero la consapevolezza che in alcuni casi la parola possa davvero curare i dolori, le ferite e aiutarci poi a superare i momenti di difficoltà regalandoci tanto di positivo anche in situazioni così, così complicate, così difficili e credo che il valore poi di queste testimonianze sia anche nel farci vedere poi come professionalmente sia per gli insegnanti che per gli infermieri ma anche in altri ambiti davvero ci debba essere mente e cuore insieme per cercare davvero di trarre anche noi da questa esperienza professionale di lavoro comunque qualche cosa che rimane dentro di noi e che ci trasforma, davvero ci può cambiare. Io chiedo a Daniela se vuole concludere dandoci anche lei qualche indicazione, Daniela Truffo. Vi ho rimesso in chat l'indicazione dell'email a cui potete chiedere poi il libro con le narrazioni e vi metto in chat ancora adesso
il sito del nostro istituto dove troverete la registrazione di questo seminario, ma anche altri materiali che sono importanti proprio per approfondire la nostra formazione innanzitutto come docenti, perché la maggior parte di noi fa questo lavoro, ma anche per gli altri che si accostano alla metodologia. E fra questi segnalo, perché abbiamo pubblicato dopo l'ultimo incontro, un testo di professori Moletto e Zucchi sull'uso didattico della narrazione, che dà proprio, diciamo, in alcune pagine una presentazione sfaccettata e molto interessante delle varie valenze dell'uso di queste narrazioni in ambito educativo. Vi metto qui l'indirizzo del nostro sito e lascio per un momento la parola a Daniela. E intanto vi ringrazio tutti di aver partecipato e abbiamo avuto tantissime esperienze, tutte molto commoventi e interessanti. Io sono, diciamo, la persona che si occupa insieme a Giulia Deiro della raccolta della documentazione delle narrazioni ogni anno scolastico, per cui a breve vi arriverà comunque una mail con le indicazioni per poter inviare le vostre narrazioni. E queste narrazioni comporranno appunto il libretto delle esperienze che viene messo sempre nell'Istituto di Casoli, che quest'anno probabilmente potremo anche stampare. Per fortuna la Regione Piemonte dovrebbe aver dato un contributo che lo consente. E volevo anche dire questo, che allora rispetto al gruppo di ricerca che si è avviato per quanto riguarda appunto l'uso didattico delle narrazioni in classe, ci sarà un momento nell'ultimo incontro dell'anno, che sarà il 1° di luglio, in cui ci sarà proprio una parte dedicata con i risultati di questa sperimentazione. Il gruppo probabilmente continuerà anche il prossimo anno, e anche perché abbiamo un patrimonio enorme di narrazioni nel sito dell'Istituto di Casoli raccolte nel corso di questi anni, e poi si arricchiranno appunto con le vostre future. Io vorrei però in conclusione che il professor Zucchi ci salutasse e ci desse qualche indicazione così per lasciarci. E vi ringrazio tantissimo di tutto. Resto a disposizione, ovviamente vi arriverà l'attestato, perché qualcuno chiedeva appunto informazioni, e vi verrà appunto inviato la mail che mi avete indicato nell'iscrizione. Grazie mille, buona serata. Sì, io voglio sottolineare in un certo senso la ricchezza di quello che noi abbiamo avuto e di quanto è importante che le narrazioni dei genitori prendano cittadinanza. Prendono cittadinanza in tutti i settori in cui ci si occupa dei rapporti umani. Credo che prendano cittadinanza anche in questo momento, che è un momento difficile, ma che è anche un momento di emergenza in cui la parola emergenza acquista un valore diverso. Emergenza non vuol dire solo situazione difficile, vuol dire anche l'emergere del nuovo. E io credo che, come abbiamo sentito la mamma descritta da Cecilia Bovio, anche noi cominciamo a essere in gestazione, a pensare ad un mondo nuovo necessario. Non possiamo non farlo. Antonio Scurati settimane fa diceva: non possiamo solo ascoltare la conta dei morti, ascoltare le sirene delle ambulanze, eccetera. Dobbiamo anche guardare avanti, pensare a quello che noi possiamo costruire per noi e per i nostri figli. Allora io credo che la testimonianza dei genitori sia di un'importanza incredibile, perché vuol dire essere in un certo senso spinti a guardare al futuro. E abbiamo visto come ci accompagnano in questa dimensione e accompagnano i genitori anche le dimensioni della sanità. Credo che sia stato molto importante la testimonianza della professoressa Zonca, in cui si sottolinea come in ambito infermieristico si crea questa sensibilità grande, che noi abbiamo visto testimoniata in Cecilia Bovio e anche nella narrazione della mamma, una narrazione precisa, attenta, commovente, che credo che abbia un senso non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista professionale, cioè la lucidità di una mamma che riesce a vedere la propria situazione, riesce a mettersi nei panni della figlia, riesce a vivere con lei, riesce ad avere speranza anche nei momenti più difficili. E poi il vedere come per via dei genitori entra, e dobbiamo ringraziare in ogni caso la professoressa Anna Bianchi, anche tutto lo staff
del tirocinio dell'Università di Bressanone, perché hanno proposto un modello che può essere generalizzato, che ormai da 3 anni è stato sperimentato e che può essere diffuso in tutte le università che lo desiderano. La sperimentazione inizierà a Foggia, l'Università di Foggia, altre università l'hanno chiesto, ma io credo che sia stato importante perché ha visto il protagonismo soprattutto dei ragazzi. Cioè i ragazzi sono stati messi nelle migliori condizioni per esprimere loro stessi, sono diventati quelli che Daniel Shen diceva dei professionisti riflessivi, cioè i professionisti che non pensano solo di imparare dai libri o dai protocolli o dalle indicazioni, ma imparare dai genitori. E quello che noi abbiamo scoperto grazie al tirocinio impostato a Bressanone è che i giovani credono fino in fondo in questa dimensione di genitorialità. Ed è stato molto bello vedere questo rapporto intergenerazionale tra la mamma Cinzia e la figlia Arianna, come il passare un testimone che però non è un passaggio, ma è un lottare di nuovo ancora assieme. E questo è fondamentale, perché allora la scuola deve lottare assieme ai genitori per proporre quello che è un futuro diverso per i nostri ragazzi. E credo che questi ragazzi, che in fondo hanno alle spalle meno zavorra di noi adulti, io poi sono un anziano, hanno visto con chiarezza come è possibile creare una nuova alleanza con i genitori che rende felici. Ecco, io vorrei dirvi, è importante che noi guardiamo verso il futuro e guardiamo anche alla genitorialità come un momento che ci riesce, ci permette di superare momenti di difficoltà. Nei gruppi di narrazione noi abbiamo la possibilità di vedere la crescita dei ragazzi, l'impegno dei genitori, la possibilità di costruire un futuro. E poi avete visto che nonostante questi schermi che sembrano allontanarci, quella che è l'empatia c'è ancora. E nei gruppi di narrazione la commozione continua, come continua questa testimonianza. Allora vi ringrazio. Ringrazio tutti di essere venuti così numerosi. Credo che sia importante questi momenti che ci permettono di guardare avanti. L'appuntamento è non solo per i gruppi di narrazione, ma anche l'appuntamento per il prossimo seminario, quello del primo di luglio, in cui avremo probabilmente ancora il professor Chiesa che ci porterà le sue indicazioni così forti, così importanti, che hanno una dimensione generale, che ci aiutano ad alzare gli occhi. E poi sentire anche come le narrazioni possono essere utilizzate non solo a livello umano, non solo nel patto educativo, ma anche nella crescita dei figli. Anche vi ringrazio tanto e vi faccio tantissimi auguri. Arrivederci. Arrivederci a tutti e darò ancora un ringraziamento per questo che è stato un incontro molto molto ricco e da cui veramente abbiamo tratto ancora di più lo stimolo ad andare avanti e a proporre in forme sempre più convinte e rinnovate questa metodologia. E salveremo la chat insieme alle presenze, quindi se avete indicato il vostro nome e cognome riceverete, come avete sentito, l'attestato e vi diamo appuntamento al 1° di luglio per il prossimo incontro, se vorrete esserci. Diffondete il fatto che la registrazione sarà disponibile dai prossimi giorni. E ancora buona serata e buon lavoro a tutti. Per i genitori che poi verranno indicati come referenti della loro scuola, ci sarà poi un invito anche a partecipare al coordinamento della rete con i nostri occhi. Buona serata a tutti.